Abbiamo realizzato per 2 anni un format TV che documentava tutto questo presso l'emittente Giuditalia. Siamo riusciti a mettere su dei soldi per diventare lo sponsor ufficiale del calcio Scampia, che aveva solo un background negativo, mentre con questa portata di positività siamo riusciti a catturare l'attenzione anche della RAI, che poi ha dedicato uno speciale a questa attività. Siamo stati premiati a Pulcinella d'Oro come festival internazionale, abbiamo organizzato degli eventi con i ragazzi di Made in Sud, Bruscolotti, tutte testimonianze che di fatto hanno voglia di far sapere che a Napoli c'è qualcosa di buono. Tra l'altro siamo stati anche scelti come start-up, abbiamo collaborato con Expo 2015, fornendo degli eventi collaterali quando c'è stata la tavolata planetaria qui sul lungomare Liberato, catturando anche l'attenzione di DG3, che ci ha dedicato uno speciale su talenti vulcanici. L'ultimo traguardo che con orgoglio presentiamo è aver firmato con Città della Scienza un comitato tecnico-scientifico che ha introdotto la nostra startup per dare delle basi propedeutiche nella delivery unit per formare le nuove figure professionali del web, che ne sono 21, e nello specifico noi ci occuperemo del Digital Strategic Planner insieme alla Regione Campania, all'Ufficio Scolastico Regionale e Confindustria. Adesso vi facciamo spiegare da Vincenzo che cos'è il LIPDAP che stiamo mettendo su. Ciao ragazzi, allora praticamente abbiamo creato questo progetto con Città della Scienza e la Regione Campania. Insieme alla Regione Campania e all'Ufficio Scolastico Regionale abbiamo firmato un CTS, un Comitato Tecnico Scientifico. E praticamente questo è un progetto pilota di insegnamento delle nuove metodologie e diciamo delle metodologie 2.0 all'interno delle scuole. Andiamo avanti con le slide. Ok, praticamente come funziona? Questo è un contest regionale. Ci sono 9 scuole, queste 9 scuole realizzeranno un LIPDAP, cioè noi andremo in ogni scuola con quindi la telecamera e diciamo, tutta la troupe, e ogni istituto realizzerà questo video, che poi sarà messo praticamente sarà messo in rete. Cos'è un LIPDAP? Naturalmente questo ve l'abbiamo fatto vedere. Sarà messo sulla piattaforma dedicata e le scuole dovranno quindi usare gli strumenti prevalentemente quindi social e la piattaforma per sponsorizzare il proprio LIPDAP, perché naturalmente ci sono dei premi in palio. Uno che riguarda le visualizzazioni su YouTube e l'altro invece di una giuria tecnica. Prima però naturalmente della realizzazione ci è stato chiesto di formare ragazzi per le nuove figure del web, in questo caso quello che ha detto Domenico è del Digital Strategic Planner, che è una delle 21 figure che sapete benissimo sono state individuate da pochi mesi dall'Unione Europea come le figure del web. Quindi noi attraverso questo progetto vogliamo portare nelle scuole quindi la cultura del web, non soltanto per le figure professionali, ma tutti gli aspetti, quindi cosa vuol dire una startup, come si fa startup, cos'è un crowdfunding, le attività, diciamo, le start-up di successo campane, napoletane che ci sono in questo territorio. Questi sono i potenziali clienti, prima invece questo è il team di Napoli With Me, dove io mi occupo appunto della community, Domenico è il CEO e poi c'è Imma che è l'aspetto diciamo, commerciale. E come appunto la filosofia di NVM è quella di raccontare le positività di questo territorio e vogliamo che attraverso il progetto del LIPDAP escano tutte quante fuori, i ragazzi siano protagonisti nel raccontare i propri territori e le proprie esperienze positive. Grazie. Dunque, procediamo con la prossima startup, Intertwain, di Gianluca Manca, una piattaforma di editing collaborativa.
Ciao, buongiorno, anzi buonasera. Se vi interessa non faccio il backup da 162 giorni. Allora, buonasera di nuovo. Io vi presento, io mi chiamo Gianluca Manca. Sono uno start-upper, così si dice adesso nella quotidianità. Start-up è la parola che odio di più, insomma, da un anno a questa parte, insieme ai miei colleghi qua, che ormai non odio anche loro, non riesco più a vederli, siamo sempre gli stessi eventi, tutti insieme. Vi presento una piattaforma che si chiama Intertwine, che è una piattaforma di editing collaborativo. Intertwine in inglese significa intreccio, intrecciare, infatti si usa per dire spesso, invece di cross your finger, si usa intertwine your finger. Il problema che cerchiamo di risolvere è che oggi centinaia di milioni di persone utilizzano i social network, ma manca uno strumento per come dire, contribuire alla creazione collaborativa di qualcosa. Intertwine è rivolto quindi a chi senta la necessità di costruire qualcosa attraverso i meccanismi social. Ma cos'è Intertwine? L'idea è molto semplice. È uno strumento per scrivere in maniera multimediale utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili sul web 2.0, quindi testo, video, immagini o audio. È un social network perché è basato sulle dinamiche di social network, quindi di collaborazione e di condivisione tra utenti. E le opere pubblicate sul nostro portale saranno disponibili per supporti in mobilità. Ma come funziona la piattaforma? Perché insomma le chiacchiere sono una cosa, ma le cose, come dire, non funziona solo parlandoci. Si basa su due livelli di utenza, uno che si chiama Plotter, da Plot, e gli altri, la community, che si chiamano Brickers, da Bricks, mattoncini. Il plotter è colui che inizia una storia, che appunto lancia un'idea, un plot, un intreccio, e i brickers sarebbero i muratori dell'opera, cioè coloro che costruiscono l'opera aggiungendo mattoncini all'idea. Quindi una volta che il plotter ha condiviso il suo plot, su questo intreccio si potranno inserire i vari mattoncini, che potranno essere appunto di diverso contenuto multimediale. Mattoncini di testo, video, immagini o audio. Una volta finito il processo di condivisione, il plotter sceglie i migliori contributi e crea un'opera multimediale che noi chiamiamo simpaticamente e originalmente Interbook. La nostra idea si basa su tre dettami fondamentali. Crea, perché diamo a tutti la possibilità di poter sviluppare le proprie idee. Condividi, perché tutti avranno la possibilità di contribuire alle idee degli altri. Pubblica, perché potenzialmente tutti ci possono guadagnare. Puntiamo sul crowdsourcing, chiaramente, cioè sulla possibilità di poter sfruttare una folla, crowd, al fine di portare a termine un progetto. Il modello del business io lo salterei a più pari, se non vi interessa, non lo so. Lo salto. Non lo so, dove lo conoscete? Cioè, ci conosciamo da un anno. Vabbè, insomma, la storia del business è sia B2B che B2C. Per quanto riguarda il B2B, abbiamo intenzione di sviluppare un algoritmo che ci dia in tempo reale informazioni come la profilazione dell'opera, informazioni che adesso non sono accessibili. Quindi, oltre alla profilazione classica delle letture, che già fanno tutte le case editrici più importanti, i Feltrinelli, se vi fate dare la bella carta più di Feltrinelli, quella serve a profilarvi, noi facciamo la profilazione dell'opera, che è una cosa che ancora non esiste, perché crediamo che per un editore sia importante capire quanto sia appetibile un autore o un'opera stessa. Queste statistiche saranno poi vendute agli editori classici, noi già le avremo. Per quanto riguarda invece il B2C, abbiamo due tipi di revenues. Quella derivante dal Bricks Market, perché ogni brick mattoncino può essere venduto singolarmente, e da queste vendite singole, da questi micropagamenti, la piattaforma ci guadagna il 50%. Chiaramente ogni brick è utilizzabile su diversi plot, su diversi intrecci, e quindi può generare molteplici guadagni. Per quanto riguarda invece la distribuzione delle opere,
Abbiamo intenzione di distribuirla in due modalità. A pagamento classico, quindi uno acquista un'opera, se la scarica, se la legge, oppure in maniera free con advertising, cioè con, appunto, scaricandola gratuitamente, ma immaginate di leggere un libro e mentre leggete un libro vi parte il banner o il jingle, un po' come succede su YouTube, no? Prima di vedere i video vi parte il video pubblicitario. Chiaramente è una scocciatura, però non si paga. In questo caso le vendite saranno divise tra il plotter, la piattaforma e tutti i contribuenti. Ma cos'altro si può fare con la nostra piattaforma, oltre a scrivere libri collaborativi? Si può fare un concept movie, si può fare una storyboard di un fumetto, si possono fare guide interattive, collaborative chiaramente, pubblicazioni scientifiche e anche concept music. In generale diamo la possibilità a chi vuole di esplodere la propria creatività. Questo è un esempio che noi abbiamo fatto a un investitore un paio di mesi fa, poco riconoscibile tra l'altro. Intertwine per un eventuale investitore può essere il riferimento social per l'azienda, perché si configura attraverso tutti i tipi di media dell'investitore potenziale. Quindi può essere presente ai punti vendita, può essere il riferimento per l'editoria 3.0, la palestra di formazione per giovani scrittori, ma anche un canale interattivo per la televisione, canale 50 è appena uscito. Il team. Io, come ho detto, mi chiamo Gianluca, io sono laureato in filosofia, sono giornalista, però mi sono ritrovato a fare lo start-upper per una serie di motivi poco appetibili a una platea. Poi c'è Salvatore che sta là, molto allegro anche lui, che però invece è un ingegnere informatico, lui è più affine a questo mondo insomma, della tecnologia, ed è il CTO, si chiama, in linguaggio tecnico, cosa dire, insomma. Sono tutte sigle, io sarei il CEO. Poi c'è Gennaro, che invece è un artista, è molto bravo con il Photoshop e l'Illustrator. No, è vero, ha studiato all'Accademia delle Belle Arti, e lui è il nostro web designer, il nostro art director, oltre che web designer appunto. E poi c'è Stefano, che è detto anche Michael Jordan, che lui si occupa invece del development, è uno sviluppatore, è un coder, come si dice in... è giusto, no, Stefano? Coder? Coder. Ah, questa è la nostra storia, che forse è la parte più o meno interessante. Noi abbiamo iniziato circa un anno fa, forse qualcosa in più, con l'idea, insomma, è nata un anno e mezzo fa, io parlai con Salvatore appunto di fare una cosa per scrivere a più mani online. Da allora ci abbiamo pensato e abbiamo partecipato a un concorso che si è tenuto l'anno scorso, si chiama Vulcanicamente, dove abbiamo conosciuto questi brutti ceffi che sono nelle prime file. Abbiamo vinto Vulcanicamente e da allora abbiamo lavorato per lanciare una demo, mi sembra a luglio dell'anno scorso. Dopo il lancio della demo, la stampa ha cominciato a interessarsi al progetto e quindi abbiamo avuto un po' di visibilità nazionale. E da allora siamo in giro per l'Italia alla ricerca di persone che investano su di noi, visto che noi già ci stiamo investendo un anno e mezzo. Forse le abbiamo trovate, forse, però siamo ancora in trattativa, cioè in eterna trattativa. Fino ad arrivare a un restyling della piattaforma e un lancio di una beta privata che stiamo testando presso l'Università Sorrosa Ben in casa di Napoli. Quindi adesso abbiamo una piattaforma completamente funzionante che però abbiamo chiuso solamente ai ragazzi appunto iscritti al Sorrosa Ben in casa che stanno frequentando un corso di web e nuove tecnologie che tra l'altro ci stanno dando grossissime soddisfazioni. Grazie. Procediamo con Rehab di Marco Meola, una community per ricercatori, già all'interno dell'incubatore di Napoli Est. Grazie.
fatto slide show. Devo mettere qua. Facciamo così. Ok, qua si apre. Ciao a tutti, sono Marco Meola e vi voglio presentare Rehab. Ok, aspettate. Rehab è una piazza virtuale per ricercatori, dove i ricercatori possono incontrarsi, collaborare e immaginare nuovi canali di ricerca innovativi. Nel mondo ci sono circa 50 milioni di ricercatori, quindi non solo ricercatori universitari, ma anche quelli che lavorano nei centri di ricerca pubblici e privati e nei dipartimenti di ricerca e sviluppo delle aziende, delle corporation. Questi ricercatori oggi sono prigionieri di un sistema di monopolio dominato in particolare da queste tre grandi società internazionali che pubblicano il 42% circa delle pubblicazioni scientifiche e dominano tutto il ciclo della ricerca scientifica, e questo monopolio ha fatto sì che negli ultimi 20 anni ci sia stato un aumento indiscriminato dei costi degli abbonamenti alle riviste scientifiche, che sta portando come conseguenza una barriera di accesso al nuovo sapere. Tutto questo è stato possibile in questi anni perché comunque il sistema era ancora basato sul vecchio sistema paper-centric, cioè basato sulla pubblicazione di paper scientifici su giornali di carta. Ma con internet tutto sta cambiando. Nel mondo della ricerca scientifica c'è stata una prima rivoluzione che si sta ancora compiendo in questi anni, che è quella dell'open access, cioè la possibilità di mettere gli articoli scientifici online a accesso libero senza dover pagare niente per poterne usufruire di questi articoli scientifici. E già questo primo step ha sicuramente migliorato la situazione di accesso al sapere innovativo. Il secondo step, sempre grazie alla rivoluzione di internet, è quello che viene oggigiorno chiamato open science. Sotto questa dicitura si riunisce una serie di pratiche che riguardano il percorso della ricerca scientifica, dalla citizen science, che vede coinvolti direttamente i cittadini nell'avanzamento delle ricerche, a quello che è gli open data, che comunque contribuiscono al miglioramento della ricerca, a processi come quello dell'open peer review, che sta cominciando adesso a prendere piede a livello internazionale, e inoltre anche le piattaforme di crowdfunding espressamente dedicata alla ricerca scientifica. Il prossimo step della rivoluzione sarà il progetto Rehab. Perché sarà la rivoluzione? Perché noi andiamo a proporre un nuovo modello che abbandona definitivamente il modello paper-centric e si basa tutto sul web. Già sta avvenendo, ma noi vogliamo ovviamente dare una spinta molto forte a questo percorso. I ricercatori cominciano sempre di più a pubblicare le loro ricerche scientifiche con format di tipo diverso, quindi non solo più esclusivamente l'articolo scientifico, ma anche video presentazioni di slide, lezioni in podcast, fotoracconti e così via. Rehab vuole ospitare appunto questi format e affiancare a questo sistema di comunicazione della ricerca una parte che sia social, in cui il peer network faciliti l'incontro e il matching interdisciplinare, che può favorire l'innovazione su percorsi ancora non immaginati. Per fare questo noi pensiamo che sia importante che i ricercatori su Rehab ritrovino la passione di fare ricerca, quindi abbandonando un pochettino tutte le problematiche che sono quelle burocratiche, a quello della ricerca dei fondi, alla questione di dover stare sempre lì a calcolare il proprio impact factor, e tornare a nutrire la propria curiosità intellettuale e trovare ispirazione da altri ricercatori, anche di altre discipline. E quindi vogliamo favorire quella che è stata definita da un ricercatore inglese la smart serendipity, l'incontro giusto della persona giusta al momento giusto.
Per fare questo appunto pensiamo che sia importante affiancare una parte social nella nostra piattaforma e abbiamo pensato a due format in particolare che serviranno per questo obiettivo. Il primo è quello dello storytelling. Vogliamo che i ricercatori si vengano a raccontare la loro esperienza di vita nel mondo della ricerca, quindi condividendo le loro ansie, le loro paure, i loro successi, le loro sconfitte attraverso un racconto quale, di qualsiasi tipo possa essere. Dall'altra parte apriremo una reading room dove ci sarà uno scambio di consigli di lettura, libri, ebook, articoli scientifici, e anche in questo caso riteniamo che questo possa favorire molto l'incontro interdisciplinare. L'obiettivo finale è quello ovviamente di creare un nuovo modello che renda soprattutto le ricerche scientifiche più facilmente accessibili, che abbiano una visibilità maggiore e soprattutto abbia dei feedback dal resto della community molto più veloce di adesso, perché adesso per avere una pubblicazione pubblicata su una rivista scientifica possono passare dai 12 ai 24 mesi, che sono tempi lunghissimi per l'innovazione. Invece con internet questi tempi possono essere drasticamente ridotti. In questo momento su internet ci sono molti progetti, qui ve ne ho elencato soltanto alcuni, dedicati ai ricercatori. Ci sono dei tool per la condivisione di banche dati citazionali, banche dati bibliografiche, ci sono dei veri e propri social network però rivolti solo ai ricercatori accademici, ma in nessuno di questi ci sono i prodotti che vi abbiamo presentato adesso. E quindi noi riteniamo che Rehab abbia una forza innovativa molto spinta in questo senso. Ma noi che appunto ci chiamiamo Rehab, ma ci chiamiamo anche Research Gallery, perché tutto questo sarà assolutamente ad accesso libero, riteniamo che questa apertura totale della nostra piattaforma possa favorire il knowledge transfer, cioè il percorso di trasferimento dal mondo della ricerca al mondo produttivo. Ecco perché in una seconda fase di sviluppo apriremo un vero e proprio professional network che servirà appunto per mettere in collegamento i ricercatori con quelli che sono i loro stakeholder di riferimento. Il nostro business model si svilupperà appunto in vari step, e questi sono i quattro canali maggiori che abbiamo individuato, e quindi ci sarà innanzitutto un'affiliazione con la vendita dei libri, anche con gli ebook su Amazon, poi ci saranno una sezione che sarà quella delle conference e degli eventi in cui accetteremo anche banner pubblicitari e sponsorizzazioni, e poi ci saranno dei servizi premium per i ricercatori e degli abbonamenti espressamente rivolti alle aziende. Noi adesso siamo con la landing page online all'indirizzo www.rehab.eu, stiamo per finire lo sviluppo di un alpha test che sottoporremo a alcuni ricercatori che ci faranno insomma da tester per qualche mese, e in autunno, se tutto andrà come speriamo, apriremo una beta version. Non sono solo in questo progetto abbastanza ambizioso, ma con me ci sono due, li chiamo io, imprenditori seriali che già hanno portato avanti delle start-up e che mi stanno affiancando in questo progetto. Se ci volete seguire, siamo presenti un po' su vari canali social, e per adesso vi lascio con questa frase: sii schiavo del sapere se vuoi davvero essere libero. Grazie. È il momento di It Does di Pasquale Simonetti. È un servizio offerto tramite applicazioni per smartphone e tablet per connettere persone. Buonasera a tutti, sono Pasquale Simonetti. Il mio è giusto un piccolo intervento, non ho preparato un pitch, quindi vi dico subito che mi occupo di DAS, un progetto presentato per la prima volta vulcanicamente, in cui ha collaborato anche gli altri ragazzi che già hanno presentato qui, ed anche questo è un progetto risultato vincitore di un periodo di incubazione al CSI, Incubatore Napoli Est, in cui appunto adesso sto sviluppando la mia applicazione che verrà offerta tramite smartphone e tablet, e si tratta di un servizio che permette di coinvolgere una comunità di persone a condividere specifiche esigenze e collaborare per risolverle. In che modo? In pratica ci sarà da una parte persone che hanno molte cose da fare e quindi avranno bisogno di qualcuno che si occupi per loro di queste cose. Quindi chi c'ha molta cosa da fare può delegare a chi c'è a meno in cambio di un servizio, in cambio di un compenso oppure di uno scambio di favori. Al momento questo servizio è in sviluppo
e stiamo cercando sviluppatori, quindi se siete interessati potete scriverci a info@pecos.com con la Q. Grazie a tutti. Ora c'è Ymotix di Pasquale Guarino, un'applicazione web SaaS per la gestione integrata e intelligente di reti di sensori. Manuel, scusami, era il turno di Pasquale Guarino che non c'è. Un po' d'attesa per Pasquale Guarino e il suo progetto Ymotix. Allora, posso dire che c'è qualcosa? Allora, adesso vado a presentare il prodotto da me realizzato, quello Pasquale Guarino, che è più per fare riguarda la scena. Prova. Allora, vado a presentare l'applicazione Ymotix, da me realizzata, sono ingegner Pasquale Guarino, che è un'applicazione che si occupa dell'interfacciamento intelligente con reti di sensori wireless e non. Allora, vediamo i bisogni che vogliamo affrontare con questa applicazione. Possono presentarsi esigenze per quanto riguarda la gestione di risparmio energetico e l'illuminazione. Per esempio, se vedete gli impianti di illuminazione che sono accesi anche quando c'è la luce del sole, capita che per esempio la giornata si allunga come in questi tempi, e vedete che ci sono lampioni accesi anche di sera. E invece con sistemi di controllo opportuno e una gestione integrata con le reti di sensori si potrebbe, passando tutto quanto a LED, risparmiare dell'ordine del 40% i consumi, come vedete in questa statistica. Poi si possono integrare anche gestioni di gestione del clima con delle stazioni meteo, la qualità dell'aria per le smart city. E inoltre si può integrare con la smart grid, che sarebbe una gestione intelligente non solo locale, ma una gestione intelligente a livello, diciamo, di territoriale, dove c'è un eccesso di generazione di energie, viene migrato in altre zone dove c'è un fabbisogno. Inoltre, altre applicazioni e esigenze che sono sorte anche di recente, che vedete nei telegiornali, sono problemi di dissesto idrogeologico, anche problemi per quanto riguarda il monitoraggio di incendi, anche con le temperature alte delle nostre zone si verificano frequentemente questi incendi boschivi, eccetera. E un ausilio anche a livello tecnologico di monitoraggio potrebbe essere di notevole aiuto, se non altro per prevenire queste problematiche.
E un'altra categoria di problematiche che si possono affrontare è quella del monitoraggio di veicoli, flotte e natanti, cosiddetto fleet management, e il tracciamento anche di merci e di container, con la geolocalizzazione geolocalizzazione dei mezzi e delle merci. Tutte queste problematiche hanno un impatto sugli asset e sul budget delle varie aziende o enti pubblici che sono coinvolti nella gestione, che si trovano ad affrontare queste situazioni. Come possiamo risolvere questi problemi o comunque dare un ausilio nell'affrontare queste situazioni? Allora. Una soluzione per quanto riguarda la prevenzione e il monitoraggio di queste problematiche è l'applicazione web SaaS Cloud Enabled Wymotics. Da me realizzata in fase prototipale, la potete vedere in demo qua fuori, e attualmente mi sono spostato qui con la mini rete di sensori che porto con me per la realizzazione della demo. Come è composto il sistema? Il sistema interagisce con l'ambiente tramite una rete di sensori. I sensori portano al server l'insieme delle misurazioni dell'ambiente. L'ambiente viene percepito tramite i sensori e poi vengono effettuate delle azioni tramite opportuni attuatori. Le azioni che sono effettuate dagli attuatori sono decise in modo semi-automatico, anche in base a un motore di regole del sistema. Faccio un esempio. Se c'è un sensore di temperatura in un'area boschiva che raggiunge supera una certa soglia di temperatura, per esempio 70 gradi, per un gruppo di sensori, ragionevolmente là si sta verificando un principio di incendio. E quindi c'è una regola automatica del sistema che va ad allertare via SMS, email o altre forme di notifiche che sono configurabili nel sistema, tutti gli enti e tutte quante le entità che sono preposte per la notifica dell'evento. Questi comandi sono anche pianificabili e organizzabili, nel senso che si possono organizzare in modo logico gruppi di nodi di sensori di rete per trattarli come un'unica entità. Per esempio, possiamo fare nell'ambito della gestione dell'illuminazione pubblica un gruppo via Roma, gruppo logico di nodi di sensori. I nodi di sensori sono questo oggetto qui, che vedete qui accanto. Non so se si vede fino laggiù, più o meno. Questo oggetto qui è una scheda con un microcontrollore e che comunica in modo wireless. Si è attaccato a questo cavo solo per quanto riguarda l'alimentazione, cioè questo prende solo la corrente dal PC. Però se ci mettete una mini batteria, questo viaggia da solo. E si ha addirittura una piccola cella solare, si può alimentare, autoalimentare e quindi stare disposto in qualunque posizione geografica, insomma così. Ed è capace di comunicare la sua posizione, c'ha un accelerometro a bordo che misura l'accelerazione lungo gli assi, sensori di temperatura a bordo, input analogico digitali, timer, c'è tutta una serie di dotazioni di base. E c'è questa antenna che vedete a fianco, è un'antenna che comunica in radiofrequenza, non so se avete sentito parlare di ZigBee, XB, comunque comunica in modo wireless con gli altri nodi omologhi e realizza una griglia che va a coprire il territorio monitorato. Poi tra di loro comunicano e tutti quanti passano i messaggi ad un gateway che è simile a questo oggetto che sta in questo scatolo qui, il quale raccoglie il tutto e lo convoglia al server, raccoglie i dati e li centralizza da e per il server, cioè sia quelli che provengono dai nodi di rete, quindi sono le misurazioni dei sensori che provengono dalla periferia, sia per i comandi che hanno il senso opposto, che vanno dal server verso un nodo o gruppi di nodi specifici. E quindi, oltre alla gestione, c'è anche la visualizzazione nell'applicazione integrata su mappa, come vedete. La visualizzazione all'interno di Google Maps, con l'icona, l'identificativo del nodo di rete, con il dettaglio, se cliccate sopra vi appare il fumetto, con il tipo di nodo e le caratteristiche salienti specifiche. Ovviamente nel fumetto non ci va tutto, poi il dettaglio, uno clicca sullo specifico nodo e ti esce il pannello di dettaglio in basso a destra, a sinistra.
Inoltre, la comunicazione è sicura e crittografata tra i nodi, perché ovviamente non è che arriva uno qualunque, si inserisce in questo canale wireless e va a leggere i dati riservati di quell'azienda. Sono dati crittografati nella comunicazione tra nodo e nodo e tra nodi e gateway. Quindi è una comunicazione sicura. E inoltre questi dati nell'applicazione possono essere esportati in formato standard secondo la direttiva Inspire, la quale vuole che questi dati che noi raccogliamo, in modo dati georeferenziati che afferiscono a posizioni geografiche sul territorio, devono essere esposti secondo questa normativa da opportuni servizi web conformi WMS, WCS e WFS. Vabbè, è una normativa che devono seguire alcuni enti pubblici. C'è anche questa interfaccia, diciamo, nell'applicazione. Questo è un po' quello che vi ho spiegato poc'anzi per quanto riguarda l'architettura del sistema. Vedete, ci sta quell'oggettino qui, sta qua, il nodo della rete di sensori generico. A questo nodo possono essere attaccati attuatori o sensori. Sensori che vanno a leggere qualcosa, temperatura, misure della qualità dell'aria, l'accelerometro stesso, e qualunque tipo di natura di sensori che si voglia attaccare. E o attuatori, che si vanno a fare qualcosa, per esempio un servomotore per una porta, per esempio un interruttore digitale per spegnere qualcosa, eccetera. Oppure il dimmeraggio di una, diciamo, impostazione del livello di luminosità di un lampione a LED, per esempio, basato su alcuni comandi che possiamo inviare sempre dal sistema. Questo può essere nodo e gateway allo stesso tempo, però il concetto è sempre quello, che può attaccarsi e che si possono attaccare sia sensori che attuatori. Il tutto viene convogliato tramite un gateway, questo qui, che parla con la rete di sensori wireless da un lato, dall'altro lato va via internet, che può essere sia GPRS o MTS a seconda della tecnologia che si vuole installare qui sopra, oppure Wi-Fi se è agganciato alla rete locale aziendale, dipende dal tipo di connessione disponibile. Comunque si collega a internet e interagisce con i web service che stanno sul server e quindi aggiorna lo stato dei sensori e va a prendere i comandi e poi a smistarli allo specifico gruppo o singolo sensore con i relativi attuatori e sensori che sono collegati a lui. Andiamo a quantificare una comparazione della soluzione con alcuni concorrenti. Vediamo la configurazione con un sensore di temperatura, l'accelerometro e un'antenna come questa qui, XB a 2,4 GHz. Questa configurazione base, un'installazione, costa intorno ai 100 euro per Wimotix nel mio prodotto. Nei concorrenti andiamo con prezzi superiori. E inoltre vedete che il range di comunicazione è molto più limitato. Qua, nei concorrenti vanno nell'ordine dei centinaia di metri, qui possiamo arrivare con XB Pro dell'ordine della decina di chilometri, tra nodo e nodo. Perché? Perché dipende dall'applicazione. Se c'è un'applicazione, si sente laggiù? Sì. Per esempio, se c'è un'applicazione per l'illuminazione stradale, tra un proiettore e l'altro, possono 50-100 metri, è inutile mettere l'antenna da 10 km. Però ovviamente se invece si va a monitorare per esempio incendi boschivi, allora lì stanno più lontani i nodi e quindi occorre una configurazione a raggio più ampio. E quindi si va a prendere l'antenna XB Pro con la configurazione opportuna. Poi costa un po' in più, ovviamente, sì, costa un po' in più. Vabbè, aggiungi qualcosina, però capisci che non è caso frequente, perché molte volte illuminazione stradale oppure casi di domotica stanno vicini i nodi e quindi te la cavi spesso con l'XB standard. Sì, da 500 metri te la cavi, pure un capannone, pure tra di loro quante ne puoi mettere all'interno, 20-30, e quindi te la cavi con le tra distanze. Però sappiamo che se occorre
una distanza maggiore su scala di un certo ordine di grandezza, c'è la possibilità di mettere un'antenna più potente per questi tipi di applicazioni. Altre funzionalità che sono presenti nell'applicazione web sono è un motore di regole con la schedulazione dei comandi. Questo motore di regole va praticamente, siamo a definire all'interno del sistema delle regole che non sono altro che dei criteri che vanno a valutare delle proprietà dei nodi. Cioè, per esempio il fatto che ho detto prima, temperatura maggiore di 70 è una regola che il sistema va a valutare e poi deve fare delle azioni in corrispondenza del verificarsi di quella situazione. E quindi questo lo fa in automatico un motore di regole che l'utente può andare a modificare graficamente dall'interfaccia web col motore con la Real Engine. Questa è una caratteristica che non hanno i concorrenti, come vedete. Poi c'è anche la caratteristica di poter raggruppare logicamente i nodi, perché io potrei poter trattare un gruppo di nodi con un'unica entità. Se devo dire spegni via Roma, non è che lo dico a 50 lampioni, 50 comandi, ne faccio uno sul gruppo logico e li metto tutti quanti off. Sì. €100 è il costo. Quando lo pago io, quando vado ad assemblare tutta l'elettronica là sopra. Sì, il costo, a singolo nodo. Poi ovviamente se tu dici che vuoi misurare, mettere un contatore Geiger là sopra, ci vuoi mettere, logico che €100 non rientri più. Diciamo, dipende dai sensori, che questi oggetti qui che vai ad attaccare, qui sotto, sensori attuatori. Non puoi pensare di misurare 100 grandezze qua, fare 10 azioni da questa parte e rimanere quel prezzo là. Diciamo. Sì, perché tu qua, dove sta? Esatto, qua c'è un certo numero di sensori e attuatori che puoi collegare al, come si chiama? E questa è la configurazione, se vai a vedere, l'abbiamo paragonata, qui, con configurazione, sensore temperatura, accelerometro e XB. Ho detto, metti questo, e quanto costa per ognuno? Con la XB base, la 2,4 GHz, che è la stessa frequenza del Wi-Fi, se vedete, questa qui. Poi, diciamo, la comunicazione crittografata tra nodi, questo non tutti ce l'hanno, e c'è poi un sistema di allarme e notifiche in tempo reale. Ma poi c'è un'altra cosa, l'architettura di rete dei nodi è un'architettura mesh. Con questo, il film che ho messo qua sopra si chiama DigiMesh. Il che vuol dire che non deve essere rispettata l'architettura proprio stretta, cioè diciamo il tipo di gerarchia ZigBee, coordinator, non so se qualcuno ha visto, end device, quella struttura d'albero della rete. Qui ognuno è peer-to-peer, ognuno comunica con l'altro e ognuno fa anche da router. Quindi praticamente c'è una migliore tolleranza ai guasti questo tipo di architettura peer-to-peer. Diciamo, fa una maglia, una griglia, che basta che uno di loro riesca a comunicare con gli altri e passano i pacchetti verso tutti gli altri. Non è un'architettura d'albero, per cui se si guasta il coordinator ti va a inficiare 10-20 nodi. Invece in questo caso sono peer-to-peer, quindi c'è una maggiore tolleranza ai guasti. Ciò non vuol dire che si possono verificare anche qui, però se salta un nodo e diciamo nel range di quel nodo ci sono altri, riescono a parlare, sopravvive tutto il sistema. Non salta una porzione del sistema, salta solo quel nodo che si è rotto, se se ne vedono altri nel suo raggio di, diciamo, di comunicazione. Al gate lo dici tu, questo signore qua, scusa. Questo qui, tu dici, vabbè, tu mi hai ridondato questa, e tra di loro si parlano, bene o male, e arriva qua. Dici tu, se salta questo, che fa da gate, questo è un single point of failure, teoricamente, giusto? Questi vanno, allora, per ogni gate dipende dall'applicazione, ci può mettere anche dell'ordine del centinaio di questi qua, poi geograficamente devi suddividerli per ogni gateway. Anche centinaia di questi nodi possono parlare con questo qui, perché basta che ce ne arrivano qualcuno, poi questo qui
è critico, dici tu, giustamente. Sì. Questo qui, se ci fai caso, c'ha più antenne. Quindi non ha un solo, cioè è ridondato il sistema di comunicazione. Riceve su tutte e due, questo qui. Non solo. Questo, vabbè, è un disegno di architettura. Non potevo mettere tutte le ridondanze possibili. Nessuno ti viene di mettere gateway A e gateway B. Sempre nella rete. Chi te lo vieta? Sì, è previsto l'algoritmo di routing, sono previsti, sì. Perché sono questi che ognuno parla dei pacchetti, sì. Poi c'è una parete di rete, è ovvio, sì. Quindi è possibile comporre la cosa gateway A, gateway B. Quindi se mi salta questo, rimane il secondo che parla. È possibile farlo. Però poi, che devi fare applicativamente? Rischi che qui ti arrivano... Tutte e due beccano il messaggio e ti arrivano due volte. Vabbè, il lato serve, devi filtrare un po'. Insomma, questa è la problematica che poi sorge se fai la ridondanza. Devi pure gestire poi la ridondanza del gateway. Però è una configurazione possibile, non c'è problema. Diciamo, è possibile. Allora, vediamo anche il paragone del numero di sensori attuatori che è collegabile al singolo nodo e poi vediamo che c'è un software, il software di monitoraggio web, che non tutti, diciamo così, lo rendono multi-tenant. Nel senso che l'applicazione web sia anche SaaS, cioè fruibile come servizio, e per più clienti. Ossia, se c'è un cliente, un ente pubblico, oppure un'altra azienda privata che si registra e vuole monitorare, per esempio l'ente pubblico isola i lampioni, il privato vuole monitorare il consumo di un edificio, il consumo energetico di un edificio, sono due enti, si registrano nel sistema e si creano i loro utenti e la loro rete di sensori. E quando si autenticano vedono solo i loro nodi di rete e la loro rete di sensori e vedono solo le loro grandezze monitorate, non quelle degli altri, quindi è un'applicazione multi-tenant. E questa è anche una caratteristica importante che non tutti vanno a contemplare. Qui siamo i membri del team, io in alto, senior software engineer, quasi 10 anni in Siemens, poi project manager per Media Mobile SPA, per il progetto della Metro di Dubai, e il collega Antonio Scarpa, IT manager, che lavora attualmente in Omi SRL come system administrator. Grazie a tutti per l'attenzione e se ci sono domande sono qui. Se ci sono domande già le avete fatte durante, però diciamo se volete farne altre sono a disposizione. Grazie. Volete vedere un po' l'interfaccia? Posso anche caricare l'interfaccia dell'applicazione se volete. Vado? Questa è l'applicazione web. L'applicazione web nel quale si è autenticato questo utente di questo cliente Wymotix. Il logo ovviamente è il mio, perché sono l'unico cliente in questo momento. E qui vedete giù nell'applicazione suddivisa per aree. Queste aree sono tutte quante organizzabili dinamicamente, collassabili e ridimensionabili. Anche questo menu, se vi dà fastidio, vi godete la griglietta, se volete ingrandire la mappa, qua c'è il dettaglio che scegliete, viene visualizzato sotto, ah ma non c'è la connessione, ok, vabbè, comunque, vedete qui c'è la cartografia Google Maps con le API V3, che si interfaccia praticamente con la rete di sensori. Da quest'altro lato, in questa macchina virtuale, ci abbiamo anche l'applicazione desktop. Vediamo un po' se parte. Allora.
eccolo qua. Ci autentichiamo nell'applicazione. Questa è l'applicazione desktop, non è quella web. No, ancora più corto di password, della password. Allora, non vedete niente nel riquadro, perché ovviamente la connessione è un po' zoppa a Google I.O., però non fa niente. Questa applicazione funziona lo stesso, perché sta dialogando in modo wireless con questi sensori. La cartografia non la vedete perché non c'è il collegamento all'applicazione al web. Qui vedete, ci sono tre nodi. Attualmente sul tavolo c'è solo questo nodo qui, proiettore VLD03, di tipo proiettore stradale, il quale segna una temperatura di 25 gradi, questa è la longitudine e latitudine, e per ora non segna nessun allarme. Eccolo qua, è arrivato un allarme, manca a farlo apposta, eccolo qua. È un rilevamento movimento, perché mi sono mosso in prossimità, cioè anche in senso di PIR, rilevamento movimento e prossimità. È arrivato un allarme, è cambiato l'iconcino qua, vedete? Sì. Ecco qua. È rilevato anche il fatto che io l'ho mosso, l'accelerometro ha rilevato anche le oscillazioni. Il primo allarme qua, vedete? Oscillazioni e rilevamento presenza. Ovviamente questi sono messaggi che arrivano. Quella roba lì, diciamo così, sarebbe la codifica del testo del messaggio che viene mandato in radiofrequenza, che poi qui è un formato più leggibile quando andate a cliccare sul nodo. Vedete le proprietà? Qui lo vedete in modo più leggibile, diciamo così, non è il pacchetto, diciamo, quello lì che manda, diciamo, la stringa che manda per la comunicazione dello stato. Sui nodi possiamo vedere anche grafici e statistiche. Vediamo. Se ci sono state le scosse, il livello della batteria. In particolare qui è collegato un solo nodo e quindi andiamo a vedere solo le grandezze che ha misurato per questo nodo qui. E questo è tutto, grazie. Dunque, la presentazione delle start-up è terminata e prima di continuare e concludere una breve pausa di un quarto d'ora, 15 minuti.
di questa edizione della Google I/O Extended campagna 2013. Ci ripresenta il professore Giunta, che già sapete tutti quanti chi è, senza mi fate dire il presidente, bla bla bla, tutte quelle cose, ordinario, calcolo scientifico. Tutto. Le passo subito la parola, prof. C'è una targhetta che dice... C'è una targhetta intelligente. Poi la mia posta, che... su cui sono queste informazioni. Allora, Dite pure che dice il metro, la cosa per la porta, il piacere. Sì, non so anche il metro. Lo potete dire, se non lo sanno. Allora, sono tre temi a scelta, quindi mentre l'anno scorso ne estraemmo uno, invece adesso i team sono liberi di scegliere, e i tre temi sono editoria e nuovi media in ambito universitario. Spiegazione, utilizzando le più adatte tecnologie liberamente disponibili, utilizzandone almeno una fra quelle offerte da Google, il team dia una propria interpretazione di uno scenario 3.0, relativo alla comunicazione giornalistica in ambito universitario, con caratteristiche di ubiquità, pervasività e interazione sociale. Quindi diciamo, bisogna avere in mente, per esempio, prodotti tipo Atenapoli, quindi servizi per Atenea. La seconda, che è, se mi permettete, montelliana nello spirito, è superpoteri e supersensi, che è utilizzando, nel senso che è molto americana in questo senso montelliana, utilizzando le più adatte tecnologie liberamente disponibili, con particolare riferimento a quelle offerte da Google, il team produca un'applicazione capace di amplificare i sensi e le capacità dell'utente, normodotato o diversamente abile. E queste sono tematiche che spesso si danno appunto in contesti americani, eccetera. Terzo è gestione sociale del patrimonio turistico, ed è quella un po' più classica, utilizzando le più adatte tecnologie liberamente disponibili, utilizzandone almeno una fra quelle offerte da Google, il team produca un'applicazione capace di gestire e presentare il patrimonio culturale, turistico e naturale, con particolare attenzione alle soluzioni a impatto zero. Quindi i team possono partire da ora. Domani è prenotata l'aula 17, quindi nell'aula 17 è a disposizione per tutta la giornata, ci saranno varie persone per consigli, eccetera. E domani la presentazione dei progetti sarà dalle 17, sempre 17, questo numero diciamo. Allora, domani in pratica i team si possono accreditare fino alle 12, quindi solo i team accreditati per le 12 verranno valutati, i team accreditati per le 12 verranno valutati. La consegna sarà una mezz'ora prima delle 17, quindi per le 16.30 verranno chiuse le valutazioni. Vi ricordo come abbiamo fatto per il DevFest, l'applicazione non deve essere necessariamente funzionante, ma l'idea deve essere ben chiara e deve essere ben presentata, quindi c'è bisogno anche di una presentazione in PowerPoint o in qualunque strumento vogliate utilizzare, che spieghi l'idea alle spalle dell'applicazione che state presentando. La commissione si riunisce per circa 20 minuti, mezz'ora per decidere, poi vabbè, il tempo insomma scala linearmente, per citare il professore Giunta, con il numero dei team presenti, quindi più o meno la valutazione dovrebbe durare circa una decina di minuti per progetto. L'esposizione parte alle 17, dopo l'esposizione di tutti i gruppi, le applicazioni verranno valutate e poi verrà fatta la premiazione. Fabrizio, ci vuoi dire quali sono i premi e tutto? Ci sono dei premi che, se domani partecipate all'Hackathon, sapete quali sono i premi. Quest'anno sono molto simili a quelli dell'anno scorso,
No, se non c'eravate non lo sapete. Andate a vedere, andatevi a vedere tutta la presentazione del DevFest e lo scoprite. DevFest 2012, DevFest Campania 2012, andate a vedere. No, manteniamo il riservo su questa cosa, andate a vedere su DevFest. Sì. Poi quest'anno abbiamo fatto anche il quarto premio di consolazione. Il quarto premio di consolazione si passa una giornata con il professore Giunta. Ah, grazie. Consolazione per chi? Per lei? Grazie. Certo. Detto questo, noi fra poco ci abbiamo l'hangout con Alfredo Morrisi e vai, continua. E procediamo giusto tra qualche minuto con l'hangout, il tempo di collegarci e di prendere la linea con San Francisco. Ok, grazie.